In questo disco sono riportati alcuni esempi delle innumerevoli comunicazioni di origine ignota che Raudive riuscì ad ottenere per mezzo del magnetofono. Tali comunicazioni, a volte quasi impercettibili, per poter essere meglio ascoltate anche da orecchie non allenate a questi particolari suoni, vengono ripetute nel disco 3 o 4 volte. Konstantin Raudive. Hier hören wir einige Stimmenbeispiele. Sono Konstantin Raudive. Qui ascoltiamo alcuni esempi di voci. Il commento delle voci segue separatamente. Primo esempio. Una chiamata per Andrea. Come chiamata per... Sì, Andrea. Il 24 agosto 1961, il dottor Alessandro Armandola di Genova si rivolge a un suo giovane amico, Andrea, morto in un incidente automobilistico. La risposta fu immediata. Potrete ora riascoltare più volte le parole «Sì, Andrea». Sì, Andrea. Sì, Andrea. Sì, Andrea. Sì, Andrea. Secondo esempio. Durante la stessa esperienza, la signora Amelia, madre di Andrea, si rivolge al figlio morto. Ecco la voce della madre e la risposta incisa sul nastro. Hello, mami. Ma rispondimi ancora qualcosa. Chiamami. Chiamami. Chiamami, tesoro. Terzo esempio. Nimowald era un amico di Raudive, deportato nell'Unione Sovietica, da dove non ha mai più fatto ritorno. Raudive lo aveva pregato di manifestarsi ed aveva ottenuto questa breve ma eloquente risposta. Romani Nimowald Zamuchilsa, da Volno Raudive. È in russo e significa «Romani Nimowald si è tormentato a morte. Basta, Raudive». Attenzione, ora viene ripetuta ogni frase separatamente. Quarto esempio. Fry, we, se necessity. Rivolgendosi al suo defunto collaboratore e amico professor Gerhard Fry con la domanda di manifestarsi inequivocabilmente, quasi come prova con il proprio nome, e dichiarare se la ricerca sul fenomeno delle voci abbia o meno un senso, Raudive riceve la risposta in francese ed inglese. Fry, sì, è necessario. Fry. Fry. Quinto esempio. Raudive, compliment. Ortega, forstetting. Telefunken, away. Process signific. Entrohas, muchas questiones. Francese, svedese, inglese, spagnolo. La frase tradotta significa Raudive, complimenti. Ortega, continuazione. La radio è una via. Il procedimento è significativo. Risolverai molte questioni. Attenzione, ora viene ripetuta ogni frase singolarmente. Sesto esempio. Ora ascoltiamo due frasi da un esperimento molto interessante. È stato chiesto il 16 febbraio 1970 se Apollo 14 avrebbe raggiunto la Luna. La prima risposta dice Dunkel mon gespert. La Luna buia e sbarrata. La frase viene ripetuta 4 volte. Dunkel mon gespert. Dunkel mon gespert. Dunkel mon gespert. La seconda risposta dice Mondgestein gesehen, visto rocce lunari. Mondgestein gesehen.
Mondstein gesehen. Settimo esempio. Danke, mein Konstantin. Traduzione. Grazie mio Costantino. Spesso le entità esprimono la loro gratitudine per la possibilità offerta loro di mettersi in contatto. Ottavo esempio. La dottoressa Zenta Maurina, moglie di Raudive, si rivolge alla sua segretaria defunta Margarete Petrauzchi. Noi sentiamo una voce intensa che le risponde chiamandola per nome. Riascoltiamola quattro volte. Nono esempio. Lo sperimentatore evoca lo scrittore russo Fyodor Dostoevsky. Sentiamo la risposta. Ello te Konstantin, Koste Dostoevsky. Attenzione, ora riascoltiamo le frasi separatamente. Prestare attenzione alla pronuncia russa Dostoevsky. Decimo esempio. Bedenke, ich bin. Rifletti, io esisto. Questa voce è attribuita a Margarete Petrauzchi, che negli ultimi giorni di vita aveva detto che non riusciva ad immaginarsi un'esistenza post-mortale. Undicesimo esempio. Koste dankbar wir sind, Konstantin. Noi siamo grati. Questa fu la risposta che ottenne Raudive dalla sua ex segretaria quando le disse che gli uomini erano poco riconoscenti di questi contatti. Dodicesimo esempio. Frei, du solvast, willst nicht glauben. Frei, tu dormi, non vuoi credere. Frei. Frei. Raudive aveva chiesto all'amico professor Frei se fosse possibile farsi riconoscere. La risposta può essere interpretata. Raudive non può credere perché è ancora vincolato alle dimensioni umane. Tredicesimo esempio. La voce Ich bin Petrauska, che significa io sono Petrauska, viene ripetuta quattro volte. Con questa affermazione la Petrauska si identifica come persona realmente esistente in un'altra dimensione. Quattordicesimo esempio. Stazia Elso, Lova Nuova. Raudive Zuaben. Lettone, italiano, tedesco. La traduzione è Stazione Elso, Buona Nuova, Raudive disponibile. Tipico esempio di frase composta da più lingue. La buona nuova è senz'altro la possibilità di entrare in contatto con Raudive. Riascoltiamo la voce. Quindicesimo esempio. Christu Koste. In lingua lettone significa con Cristo, Costantino.